45esima edizione della Duia d'Or, siamo nello spazio dedicato ai piatti d'autore. Questa sera il ristorante protagonista è la Raviola Galante di Scurzolengo. Siamo con Giulio Ferraris che ci racconta che cosa porteranno in tavola. Abbiamo deciso quest'anno di presentare un piatto che è una vecchia ricetta piemontese. Io sono sempre stato dell'idea che la cucina piemontese sia una cucina di conserva e di conseguenza ad una salsiccia saltata al barbera abbiniamo le tomatiche comudaie, la classica conserva di pomodori fatti in casa da piemontese, non solo la pumarola meridionale ma tutto un trito di erbe aromatiche che in questo caso vengono poi aggiunte di zucchero e di aceto per creare quell'agrodolce che è tipico della cucina contadina. Le abbiniamo con una frittata di zucchine amaretti, nuovamente un leggero agrodolce, amaretti di Monbarruzzo che si sposano con l'aglio creando un sapore che ben si abbina con l'agrodolce della conserva, e li rifiniamo con degli zucchini al brusco, una conserva nuovamente che è un leggerissimo carpione. Ecco, i sapori quindi sono molto particolari, ben calibrati ma particolari. E qual è il vino più adatto per questo piatto? Direi il Barbera, perché facciamo la salsiccia al Barbera, ma comunque qualsiasi vino abbastanza corposo, non invecchiato, si potrebbe comunque abbinare.